stand Huawei con l'Ascend P1S. Il device molto interessante in quanto ha una spessore di solo 6.8 mm, quindi la proposta di Huawei più sottile tra gli smartphone qui presenti. Uno schermo Super AMOLED QHD, quindi da 4.3 pollici, un chipset 4460 di Texas Instruments, quindi OMAP 4, abbiamo 1 GB di memoria RAM a bordo, 4 GB di memoria interna, espandibile ovviamente tramite micro SD, abbiamo detto dimensione di 8.9 mm di spessore, lunghezza di 129.9 mm e larghezza di 64 circa. Vi faccio vedere anche un confronto con Motorola Razr, che ricordiamo essere 7.8 mm 7.1 nella parte più bassa. Chiedo scusa a Luca. Vedete come Huawei è molto più sottile. A bordo abbiamo l'interfaccia proprietaria di Huawei abbinata al 34.0 ai screen sandwich, proprietaria però possiamo anche volendo disattivarla, e abbiamo la classica di ice cream sandwich. Precisamente abbiamo la versione 4.0.3, non abbiamo i tasti integrati nel touchscreen, ma sono sotto forma di soft touch, quindi abbiamo menu, home e back. Se vogliamo accedere al menu, diciamo, del multitasking, dobbiamo appunto tenere premuto per qualche attimo il tasto home e quindi switchare tra le varie applicazioni. Volendo possiamo anche chiuderle. Rimettiamo la interfaccia proprietaria e vedete com'è. C'è praticamente 3D, abbiamo il cubo un po' simile a quello dell'HTC Sense 3.0. Comunque prestazioni molto buone, nonostante diciamo tutti quanti mettono, diciamo, le mani addosso a questi device, quindi in ogni caso vedete com'è. È molto 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 piacevole, bello, e soprattutto ha un materiale gommato che migliora il grip, quindi l'impugnamento col device stesso. E con questo è tutto, vi rimandiamo al prossimo video, un saluto da Matteo di Android Geek.